Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come fare una pedicure, quindi da piedi orribili e brutti a piedi bellissimi. Questa è una pedicure completa, quindi comprende anche cuticole, scrub e impacchi e tutto quello che serve ai nostri piedini per essere sempre al meglio. Iniziamo subito, perché la prima cosa che faccio, ed è brutta, è andare a togliere i peli sulle dita. Quello che ci serve sono delle striscette come queste. Striscette viso, vado a rimuovere i peli proprio perché li trovo antiestetici. Ok, questa fase è finita, iniziamo con la seconda fase. Ora vado a spingere indietro tutte le mie cuticole. In questo modo poi lo smalto sarà più piacevole da vedere. Cambio piede. Ora vado a tagliare le mie unghie, non mi piacciono le unghie lunghe sui piedi, quindi le taglio. Ed ora vado a limare. Cercando di dare una forma. Le mie però sono tutte piuttosto quadrate, quindi mantengo di solito la forma che già hanno di natura. Ok, questa è la mia forma ideale, quindi cerco sempre di non limarle più di tanto. Ora vado a fare una cosa. Prendo la pellicola trasparente, vado a mettere il primo piede. E cosa faccio? Faccio un impacco all'olio di cocco, per cui sapete che io ho il mio burro di cocco fenomenale. Che mi permette di ammorbidire i miei piedi. E soprattutto le mie cuticole. Devo fare un impacco, quindi avvolgo il mio piedino. Glielo lascio qui per ben 10 minuti. E poi metto anche su un calzino. Così rimane bello, bello isolato e lo tengo su 10 minuti. Ok, ci siamo. Siamo pronti per avere i nostri piedini belli belli idratati. Eccoli qua, quindi togliamo la nostra plastica e andiamo a passarli con una sorta di lima per talloni. Ora che sono belli morbidi viene via tutto meglio, vedete?
Metti i piedi a bagno per almeno 5-10 minuti. Ed eccoci, ora facciamo lo scrub. Io utilizzo questo qua della Collistar, Catalasso Scrub Rassodante, e non so se possa rassodare i piedi, ma comunque utilizzo questo. Dopo averli ammorbiditi e tutto quanto. Ed ora lavo i miei piedini. Anzi no, li lascio ancora un pochino a bagno, proprio perché lo scrub contiene un olio. Li lascio un pochino a bagno ancora perché lo scrub contiene l'olio, altrimenti mi rimangono unti. Li lascio a bagno. Oggi giornata di relax. Ok, ora siamo pronti per lo smalto trasparente. Io utilizzo questo qua, voi potete utilizzare qualsiasi smalto trasparente, l'importante è proteggere l'unghia e poi far durare ancora di più lo smalto a lungo sulla nostra unghia, quindi è importante per due motivi. Ed ora, essendo lo smalto, il mio è in color nocciola della Essence. Comunque nell'info box poi vi lascio tutti i prodotti. Faccio due passate. Io ho le dita piccolissime dei piedi, veramente piccole. Ok, lascio asciugare, poi metto la seconda passata. Seconda passata. Ed ecco qui, la pedicure è finita. Se preferite potete metterci anche sopra un base coat o un top coat. Io spero di esserti stata utile, iscriviti al canale, lasciami un commentino qui sotto, io ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!